Quindi voglio cominciare con delle frasi tratte da un romanzo di una femminista spagnola degli anni 70. Lo stesso mare di ogni estate si chiama questo romanzo. La scrittrice è Esther Tusquet. Perché l'amore è certamente terribile come un esercito di marcia, è crudele come la morte e la tenerezza. Pensavo a queste parole in questi giorni e pensavo a quante cose in questi giorni sono successe all'interno del movimento GLBT, quante paure, chissà cosa ci diremo, chissà come ce le diremo le cose. Io penso, noi pensiamo, che la comunità GLBT possa e debba essere come un lievito nel mondo e fare percorsi non ghettizzandosi, ma aprendosi agli altri e alle altre. E proprio per questo, senza nessuna traccia di polemica, diamo la nostra solidarietà a Graziella Bertozzo. È una solidarietà per, non contro. E da questo traiamo lo spunto per dire a tutto al movimento GLBT, ripartiamo da qui, impariamo, reimpariamo a parlarci, a discutere, anche con durezza, ma sempre con lealtà. E capendo che le associazioni che fanno la comunità GLBT sono uno strumento, noi siamo uno strumento per la popolazione GLBT. Se noi capiamo questo, possiamo veramente ricominciare un percorso che non ci dia dolore, che non ci dia affanno. E questo noi lo facciamo all'interno della comunità e quest'anno come comitato abbiamo pensato di usare questa parola, appartenenza, ma appartenenza non è votare tutti lo stesso partito o essere della stessa linea politica, no, non è questa. L'appartenenza significa che ogni lesbica stuprata è tutta la comunità GLBT che viene stuprata, significa che ogni gay massacrato, vilipeso, ammazzato, vuol dire che la comunità viene uccisa, vilipesa, che ogni trans ammazzato, ucciso, distrutto nella propria identità, è la nostra popolazione, è la nostra gente che viene uccisa e massacrata. Se capiamo questo, penso che qualcosa possiamo ricominciare a fare. E non lo faremo da sole e da soli, perché il mondo non si cambia da sole e da soli. Lo faremo con i compagni e le compagne, con gli amici, le amiche, che in questi anni hanno condiviso con noi il percorso politico, anche se con pratiche politiche diverse. E il mio pensiero va al coordinamento 16 settembre, che ha segnato una data storica nella storia di Catania e ha permesso alla comunità GLBT, che si riconosce nell'antifascismo, di coniugare le lotte, perché le lotte vanno fatte insieme. Dobbiamo costruire ponti, non distruggerli. Dobbiamo ascoltare la democrazia, non quella delle bombe, quella dei pensieri, delle pratiche politiche, quelle che cambiano il mondo, perché nessuno debba uccidersi, perché viene definito frocio. Questo è quello